Mi ha sorpreso, non me l'aspettavo dal Pampa Sosa che arrivasse lui, profondo conoscitore di calcio e maestro, arrivasse a paragonare Thiago Motta ad Allegri. Perché dai, Non Pampa. l'ha paragonato però, non è che lo voglio difendere perché Pampa c'ha la sua voce, però non l'ha paragonato, ha detto un'altra cosa. Aspetta, però questa cosa io l'ho sentita, ha fatto l'Allegri, ma se diciamo per la sterilità offensiva va bene, ma il lavoro di Motta ha appena iniziato e certe cose si vedono, la riaggressione alta, il recupero della palla, l'uscita dal basso, queste cose Allegri non le faceva. No. Se poi tu dici che io mi sono annoiato come tutti, non ho capito Weah, falso 9. Non ho capito perché è sparito Cabale, Cambiaso gioca basso, poteva fare il disse il falso 9, ma ne parleremo dopo. Però questo contropiede dal Pampa non me l'aspettavo. Ma Allegri può però lui ha detto questo, rispondere. io adesso poi passo la Sì, linea no, al magari Pampa. Maurizio, magari arriva male l'audio, insomma, No, non lui ha fa detto. niente. Indipendentemente da tutto, se questi risultati li avesse fatti Allegri, oggi staremmo a criticare. Ho capito bene Sacro. io? Io sono un No, no, no. grande stimatore di Thiago Motta, quindi ha capito male Paolo, ma ci sta, non c'è problema. Sì, allora ho capito male, però sì, ma no, ma comunque oramai ci sono i due partiti, ma lo si vede da parte di altri opinionisti, Ma no, però tanto tu io. sai Paolo perfettamente, così come sei stato divisivo quando hai parlato di Conte, no? Perché il Sì. successo poi del tuo reel deriva anche dal fatto che hai espresso un'opinione. Le opinioni spesso possono essere accettate o contrastate a seconda, insomma, di come si vedono le cose. Ma io Certo, credo che certo. da qui alla fine dell'anno hai voglia quante volte si potrà cambiare opinione su questo o su quello solo in base ai risultati. Il problema è che magari dovremmo andare oltre i risultati e vedere anche qualcos'altro. Esatto. Allora. Continuiamo con da Milano, un rilassato e molto felice Gianni Solaroli. Che dici? Grande Giovanni. Da Fonseca Out Guardalo che o a sorriso. Fonseca Forever? Ciao Allora, io vi svelo Maurizio. una cosa. Mi ha Dimmi, chiamato dimmi. Gianni e ha detto: io dovrò parlare questo lunedì. E Infatti. da quello che mi diceva, No, ma eh? guarda, è un po' il calcio, è diventato un po' come il conclave. Chi entra Papa esce cardinale. Ieri il Milan è entrato per che l'Inter vincesse con grande facilità, tutti se lo immaginavano, io per primo, perché ho purtroppo assistito a quella partita a San Siro di Milan-Liverpool ed era assolutamente una squadra imbarazzante. Con tutto quello che è piovuto, i nomi sull'allenatore e tutto, la sensazione era quello che mollasse gli ormeggi contro un Inter che è sicuramente una squadra fortissima e che gioca a memoria, l'ha dimostrato anche in Inghilterra appunto in settimana. E invece, come ancora una volta, il calcio ci piace proprio perché ci sorprende in questa maniera. Io sono rimasto meravigliato. Anzi, confermatemi che l'abbiamo vinto questo derby perché Guarda, forse ancora non l'ho metabolizzato che sia vinto. Perché ti piace perché hai vinto, perché se non vincevi non so quanto ti sarebbe No, piaciuto. ma io ero convinto questa sera di sentire Paolo Bergigia che mi diceva che era il nuovo allenatore. Almeno No. era già stato deciso, ma doveva essere quasi sicuro Mi perché. stai dicendo in pratica che si passa da un Fonseca out a un Fonseca forever? No, non è finita. Non è finita per Sono Fonseca. d'accordo anch'io col professore, forse è finita, però dipenderà. Intanto si sono presi un brodino importante. La squadra mi sembra che si sia un po' unita perché i festeggiamenti aiutano, vincere aiuta molto a vincere. Adesso Certo. vedremo perché la partita che arriva il prossimo turno è una partita che è assolutamente abbordabile, venerdì con Lecce a Milano. Quindi il Milan di fatto si è rimesso in corsa legittima per il campionato. Fai conto che siamo a pari punti con quella che è la candidata principale che è l'Inter a vincere. A 2 punti abbiamo il Napoli e 1 punto la Juventus sopra. Quindi voglio dire, dopo 5 giornate, io non Comunque, so Gianni, cosa venire fuori. Gianni. Perché, ribadire, solo una piccola cosa, questa è una squadra che lo scorso anno con un altro allenatore è arrivata seconda, ma però ha preso dei giocatori importanti. A me piacciono tutti, tranne Emerson Royal che non so bene che cosa di sviluppo possa avere, ma gli altri mi piacciono tutti, quindi è una squadra che si è anche rinforzata. Maurizio, sicuramente, guarda, Paolo dice una cosa verissima, che non si fossero impegnati con nessuno, lui meglio di chiunque altro lo sa,
Però io voglio dire questo, sarebbe stata comunque una sconfitta per la dirigenza, perché quando hanno scelto Fonseca, il tifo del Milan era insorto, ve lo ricordate, nessuno voleva Fonseca. E devo dire che anche la società non è che l'avesse accolto, intanto non era una prima scelta Fonseca, perché lo sapete bene, è stato un rimpiego. Ma non solo, ma anche all'aeroporto, quando è arrivato a Milano, non è andato nessuno della dirigenza ad accoglierlo. Quello era un segnale importante anche quello, perché di solito chiunque arrivi va a un dirigente importante ad accoglierlo, e non è stato fatto, quindi sarebbe stata una sconfitta ulteriore soprattutto per Ibrahimovic, che credo che abbia la responsabilità della scelta dell'allenatore, perché non credo che sia Forlani che sceglie l'allenatore. Forlani sceglierà i contratti e la parte quindi Ibrahimovic comanda adesso, l'ha detto lui allora adesso sappiamo chi sceglie tutto e chi fa tutto al Milan. Questo non si è ancora capito, perché al di là dei festeggiamenti il problema dirigenza al Milan resta, ma guarda, al non solo il problema dirigenza di Marcello, vengo da te perché io vorrei far notare una cosa. Si è detto il coraggio di Fonseca, ok, ha vinto con merito e quindi questo è un punto a suo favore, però se noi andiamo ad analizzare la partita, l'Inter nel secondo tempo non l'ha fatta, ma se andiamo a vedere come ha preso il gol del pareggio il Milan, è la fotocopia esatta del gol che ha preso col Torino e col Parma. Quindi tutti questi cambiamenti secondo me sono derivanti anche dal fatto che l'Inter a un certo punto è proprio crollata, sì, e che non stava in campo. Non stava in campo per il semplice motivo che si vedeva nettamente che quest'Inter, io mi sono fatto un ragionamento, lo facevo anche ieri sera quando eravamo insieme a Netflix con Paolo, cioè quest'Inter qui ha un anno in più, ha degli ottimi giocatori, rimane per me la squadra da battere in campionato, però le due partite nella settimana non riesce più a reggerle, soprattutto se sono partite di alta intensità, perché noi stiamo parlando di una partita col Manchester a Manchester, per giunta il derby, in un derby in cui il Milan si giocava tutto. E quindi che avrebbe però dato anche col Monza è stata una partita forse addirittura peggiore del derby. Proprio perché c'è stato il Monza e adesso il derby, non calcolo comunque la buona ottima prestazione che l'Inter ha fatto a Manchester, vuol dire che in campionato in questo momento l'Inter è battibile. Non è l'Inter stratosferica. Aveva una teoria Raniero. Perché mi senti l'Inter ci abbia messo la Champions, però pure il Milan ha la Champions, insomma. Il discorso è, mentre lo scorso anno l'obiettivo principale dell'Inter era prendere la seconda stella e si sono concentrati in un campionato che l'hanno ammazzato. Però vogliono la Champions adesso. Possiamo fare e vincere lo stesso. La Champions è un po' più complicata del campionato. Il Milan veniva da una sconfitta pesante in Champions, veniva da un 4-0 subito in casa e l'Inter veniva in una partita esaltante. Per cui l'Inter aveva fatto un 0-0 a Manchester, il Milan veniva da una sconfitta pesante. È chiaro che il Milan si è concentrato tutto sul derby. Fonseca ha fatto quello che Pioli non ha mai fatto. Cioè Pioli ha sempre Fonseca ha fatto quello che fa sempre uomo. Fonseca. Sì, no, lui ha cioè giocato. Fonseca gioca sempre Pioli, in fase offensiva, sì, e te lo dico da Roma. Sì. Ma io perché lui è questo, stato a Roma ed è un allenatore offensivo. Lui non conosce la fase difensiva, mi riferivo solo al derby. Allora, Fonseca ha fatto quello che Pioli nel derby ha sempre sbagliato. Pioli andava sempre a giocare uomo su uomo. Fonseca non l'ha fatto, ha fatto pressione alta con i quattro davanti e soprattutto ha fatto filtro anche con Reinders e Fofana, che sono stati sicuramente i migliori in campo, e poi non è andato uomo su uomo, ma ha stretto lo spazio di manovra dell'Inter e l'Inter si è trovato in grandissima difficoltà, quello che non ha mai fatto Pioli negli altri derby, infatti l'ha puntualmente perso. Come ti dicevo, e te lo dico per esperienze vissute a Roma, vedendolo quello che faceva con la Roma, lui è un allenatore prettamente offensivo e difficilmente cura la fase difensiva, lui non la cura, per lui la squadra deve andare in attacco, e quello che ha fatto nel derby, cioè lui quando ha subito l'1-1, ha detto bene Maurizio, è stata la fotocopia dei gol che ha subito il Milan, cioè è una difesa abbastanza distratta, lascia i quinti liberi. Avversari bravo. Liberi. È quello il concetto. Per cui è una difesa abbastanza morbida e non cattiva, non determinata.
Tant'è vero che lui vince la partita all'89esimo perché, nonostante stesse giocandosi un derby, ha seguitato ad essere offensivo e a cercare il gol per la vittoria. Sommer ha fatto delle paratone, Sì, sì, ha fatto le parate più anche Magnan, bisogna dire, soprattutto nel primo tempo, la parata alla fine, però il rapporto è 4-1. La partita ha detto che il Milan più volte è stato più volte pericoloso. Il rapporto è 4-1. È stato il portiere dell'Inter, Oltre che non è una mia teoria, ma informazioni che ho avuto, oltre al fatto che è stato molto bravo Fonseca ad imbrigliare Simone Inzaghi tatticamente, che l'ha sorpreso con la doppia punta, mi risulta che l'Inter abbia cambiato quest'anno il tipo di preparazione in vista di una Champions molto diversa, perché di fatto la Champions è un secondo campionato. E il Mondiale dopo. Per giocare partite a livello come di quella col City, il dispendio energetico, fisico e mentale è enorme, e i giocatori ti hanno detto, in alcuni casi, Lautaro Martinez su tutti, una cosa importante: in questo momento non siamo sul pezzo fisicamente, quindi mettici che di contro avere una squadra che raddoppiava, correva, copriva molto bene il campo, diventa adesso difficile. Andiamo a vedere i numeri dell'Inter. Ma andiamo a notare, l'Inter ha 8 punti, quindi lo vediamo alla quinta giornata, è il peggiore inizio dell'era Inzaghi, quindi già questo è sicuramente un dato preoccupante. Perché? Perché nelle 4 stagioni di Simone Inzaghi all'Inter, andiamo a vedere alla quinta giornata cosa aveva fatto. Vabbè, l'anno scorso punteggio pieno, in direi 15 su 15 possibili. L'anno prima 9, comunque aveva fatto un punto in più, e nel 2021-22 13 punti. Quindi l'andamento è sicuramente insufficiente rispetto a quanto meno errato quella volta anno. Che ha fatto 9 è stato il peggior campionato che ha disputato l'Inter. È vero che è arrivata alla finale di Coppa dei Campioni, ma in realtà in campionato ha rischiato di non qualificarsi tra le prime 4. Esattamente, poi però è andata a giocare la finale di Champions da Rodri League. Tra l'altro sì, mi permetto di dire in bocca al lupo a Rodri, che ho scoperto che si è rotto il crociato, quindi sarà fuori molto. Stagione ieri finita per Rodri. Scusami, ce la spiega un attimo Luca. Comunque aveva rimediato un brutto infortunio durante la partita con l'Arsenal, si erano richiesti ulteriori accertamenti nei giorni successivi, quindi oggi è arrivata la notizia. Per Rodri è finita completamente la stagione. Adesso c'è curiosità su come si chiuderà la scorsa stagione per Rodri, perché è tra i candidati, lo sappiamo, per a il Pallone d'Oro. A proposito della partita tra Manchester e Arsenal, sì, che so è finita dove vuoi arrivare. Non so chi l'ha vista, ma è stata una partita bellissima. So dove vuoi Paolo arrivare. L'hai visto il gol di Calafiori? Sì, l'ho visto. Ho sentito anche le parole di Arteta, che ha detto che è impressionante, cioè che era rimasto impressionato a parte del gol, ma anche delle qualità e della potenza di questo giocatore. Sì, sì, assolutamente. Marcello, è il giocatore che manca a Thiago Motta, in realtà. Guarda, sì, perché era quello che voleva, e secondo me se avesse preso Calafiori era un mercato per giuntoli da 10, non era un mercato da 8, era da 10, perché voleva dire aver realizzato tutte le richieste del suo allenatore. Purtroppo non è stato possibile, ma penso che prima o poi Calafiori arriverà alla Juventus, se continuerà Motta a restare alla Juve. Ok, perfetto, però adesso io voglio approfittare di questo, al di là di voglio riandare dal Pampa Sosa, perché abbiamo parlato di dei giocatori, di tutte queste situazioni. Quello che però, insomma, ancora possiamo notare è che in questo campionato non c'è una squadra, se togliamo il Torino probabilmente, in cui possiamo dire ragazzi, però questi giocano un calcio non solo moderno ma anche bello a vedersi. L'Empoli, giustamente. Questo è vero. Infatti io non sono convinto di questo Milan, al di là di tutti i complimenti che sono giustissimi perché ha strameritato di vincere questo derby, io ancora voglio vedere il miglior Milan di Fonseca, perché ne ha presi 7 gol. Prima parlavamo che appunto la squadra che meno gol prende di solito vince il campionato. Ne ha presi 7 in campionato, ne ha preso 3 in Champions. Ripeto, il derby straordinario tatticamente, dal punto di vista emozionale, l'ha strameritato. Ma io ancora non sono convinto di Fonseca e del suo lavoro. Sarò smentito anche venerdì quando giocherà con Lecce. Non lo so, Lecce gioca anche un bel calcio nonostante ha preso 6 gol nelle prime due partite.
ma io ricordo che rispetto allo scorso anno fece un girone d'andata straordinario e poi ebbe una flessione notevolissima nelle ultime partite di, nelle ultime 10 partite di campionato, in cui vinse comunque la classifica cannonieri, ma insomma ridusse di tantissimo la sua media gol. Cosa che invece, Pampa, non è successo con l'Argentina. Allora io ti faccio proprio la domanda dell'attaccante. Capitano questi momenti? Come si superano e perché capitano? Allora, innanzitutto è chiaro che gli attaccanti si misurano per i gol. Ieri Lautaro, cioè il derby l'ha giocato molto bene, anzi ha fatto l'assist per Di Marco, è stato molto importante in quella parte, diciamo così, però alla fine quando guardi questi numeri, se non hai fatto gol, vieni criticato, purtroppo dico anche giustamente perché è capitato anche a me. Quindi lo ha detto lui stesso, riconoscere l'errore, riconoscere di non stare bene fisicamente è sicuramente un punto di partenza per questo attaccante, che non lo metto chiaramente in discussione. Quindi quando uno riconosce non sto bene, questo penso che vale anche per, al di là del calciatore, anche nella nostra vita, quando uno riconosce gli errori, riconosce che deve fare qualcosa in più, secondo me è il punto di partenza per tornare a segnare probabilmente anche il prossimo weekend. Allora, poi andiamo dalla parte Milan, ma volevo finire questo discorso su Lautaro, sull'Inter, insomma sulla crisi, andando da Paolo, perché d'accordo tutto quello che vuoi su Lautaro che non è in forma, però proprio questo non mette poi in mostra il fatto che si è voluto recuperare troppo velocemente la stanchezza anche dopo la Coppa America di Lautaro e forse, visto che non era stato neanche troppo bene, si è voluto accelerare troppo per l'importanza che il giocatore ha, magari con un po' più di riposo si potevano centellinare meglio le forze? Secondo me c'è stata una concausa. Da un lato un evento, l'infortunio di Taremi dopo la prima parte di stagione, la tournée amichevoli dove aveva fatto molto bene, e quindi a mio avviso un po' Lautaro e un po' la società con l'infortunio di Taremi hanno pensato di accorciare, diciamo, il riposo e le vacanze dell'argentino. E poi si narra sostanzialmente che Simone Inzaghi abbia un po', vabbè, è anche comprensibile capirlo, no? Un po' un debole per Lautaro, e che lui comunque sia un generoso, voglia sempre giocare. L'esempio è la partita di Monza, quando praticamente dalle prove, dalla settimana, dal lavoro, tutti pensavano e si capiva che avrebbe riposato, invece poi si è presentato in campo non facendo bene, chiaramente. E quindi queste concause, la sua volontà, l'infortunio di Taremi e un po' Inzaghi, che magari non è stato tanto decisionista su questa cosa, ha accelerato il ritorno in campo dell'argentino. Secondo me ieri Simone Inzaghi, a parte quei tre cambi a centrocampo che io gli ho considerati un errore, perché è vero, bisogna anche dire, l'Inter, come diceva Marcello, è una squadra vecchia, la più vecchia del campionato, deve aprire un processo generazionale, e Inzaghi su questo è sempre stato molto conservatore. Però un conto è mettere pezzi pian piano, è un conto cambiare un intero reparto in un derby così delicato. Ma secondo me ieri ha fatto altri due errori alla luce della partita Simone Inzaghi. Far giocare Pavard e non Bistek, che non è in forma. Pavard aveva sbagliato col Monza e non ha fatto bene neanche ieri. E come a Monza, far giocare Thuram e non Taremi, se vogliamo, perché Thuram è due partite che non sta facendo bene. Dopo la doppietta iniziale è un po' sparito questo giocatore. Ecco, io la leggo così, Maurizio. Non solo, vado proprio da queste tue ultime riflessioni, vado da Andrea Agostinelli, perché quello che si è detto all'inizio del campionato, e secondo me non è, poi chiedo a te che invece sei più addentro ai problemi tecnici e tattici, l'Inter ha due squadre e quindi può giocare con la squadra A e la squadra B indipendentemente. Poi abbiamo visto che a Monza si presenta con 8 giocatori nuovi ed è un mezzo disastro, e qui perdi la partita nel momento in cui non hai i ricambi giusti per Thuram Lautaro, non hai il ricambio giusto per Çalhanoğlu, perché
tra Çalhanoğlu e Aslani ancora un po' di differenza, secondo me c'è, e soprattutto ti presenti con un Mkhitaryan che insomma comincia secondo me a sentire anche gli acciacchi dell'età. Quindi è vero che ci sono due squadre? No, io l'Inter ha due squadre, l'importante è che l'Inter abbia due squadre con la fame dello scorso anno. Perché tante volte a livello psicologico noi non crediamo a certe situazioni perché sembrano tutte frasi fatte, no? Io guardo Inter Monza, Monza Inter, e più che l'aspetto tattico mi sembra un Inter che sembra che faccia un amichevole. E non è così, il calcio non è così. Il calcio deve, soprattutto il calcio organizzato di questi tempi, dove la tattica spesso e volentieri la fa da padrona, deve essere condita sempre con la fame. Io l'Inter lo scorso anno non l'ho mai vista rilassata, l'ho sempre vista uccidere gli avversari, aggredirla, cosa che quest'anno la vedo di meno. Allora, può darsi sia anche un fatto fisico, di preparazione, mettiamola che ognuno di noi può avere le sue ragioni. Io dico che l'aspetto di fame di tutti i giocatori e della cattiveria sportiva che tu hai quando non hai vinto e che forse qualche volta può venir meno quando hai vinto, potrebbe essere anche questa una causa. Ripeto, è una sensazione, ma la verità assoluta non la sa nessuno, ripeto. Però non tralasciamo queste cose dopo una vittoria schiacciante come quella dello scorso anno. E questo è un dato comunque che forse dovrebbe preoccupare ancora di più, perché se tu vuol dire hai esaurito, insomma, ma guarda, mi stai dicendo quasi di un effetto Napoli dell'anno scorso. Ma, oddio, ripeto, non ho la certezza, però nelle varie cause e situazioni che discutiamo di Lautaro che è fuori condizione, premetto, stavo pensando quando Lautaro ha detto è arrivato il 15, sono passati 40 giorni, per me 40 giorni una certa condizione, se vuoi ce l'hai, altro che questo, non è passata una settimana. Però al di là di questo, io ho messo una causa in più che non ne abbiamo parlato e parliamo solamente di cause tecniche, tattiche. Secondo me io vado a istinto la causa maggiore, a mio avviso, per quello che ho visto, perché Genova, anche Lecce è stata giocata quasi come un amichevole, poi è stata vinta... Maurizio, veramente non lo dico per far 0-0, no, ma io e lo dico veramente perché ci credo a queste cose. A volte può essere un discorso di preparazione, a volte può essere un discorso, anche però quello che ho detto io, per me a volte è molto importante. Può darsi anche che hanno tutto speso nella... Allora, prima Nello diceva del derby, però, no? Scusate, dicevo non del segna. Derby, Nello diceva che ha snobbato. A me fa paura questo, perché se veramente in un derby dove c'è stato il record degli incassi di tutti i tempi, o quasi mi sembrano, adesso non vorrei... Dove il derby, capirai, a quello di... se per caso veramente ci fosse questo mi preoccuperei totalmente, perché Andrea, il derby si prepara da solo. C'è stato un giocatore, Andrea, c'è stato un giocatore, per esempio... Dzeko con la Roma, che poi è andato all'Inter, e beh, Dzeko è stato quasi un anno che non segnava, è stato quasi un anno sì, completo, ma questo però, scusate, giocava e come ma Lautaro gioca, non è che non gioca, sì però scusate un attimo, guardate che Lautaro non segna dallo scorso marzo, dall'inizio dello scorso marzo, fine di febbraio dello scorso anno, quando l'Inter viaggiava a mille, quando l'Inter viaggiava a mille. Marcello, non sto mica parlando, io non sto parlando di Lautaro in generale, parlando dell'Inter, che quando io la vedo, l'anno scorso mi sembrava una provinciale affamata con tutta la qualità. Ma io volevo spiegarti questo, Andrea, nel senso che anche l'anno scorso, no, che l'Inter viaggiava a mille perché ha fatto un gran finale di stagione, Lautaro si era fermato, poi ha ricominciato a segnare in Coppa America ed è stato determinante in Coppa America, ma con l'Inter non segna anche quando l'Inter andava bene. Ma gli attaccanti, succede questo, lo può sapere il Pampa, lo sanno tutti gli attaccanti che capitano questi periodi. Io invece parlo in generale il perché l'Inter iniziato così male. Tra tutte le cause ci può essere anche questa, ci può essere, perché quando tu vedi una partita ti accorgi subito la voglia, la fame, la cattiveria di una squadra che già, per esempio, perché lascia perdere che ha pareggiato alla fine o che il gran gol fatto dal Monza, ma per un'ora e mezza io ho visto un Inter che palleggiava e credo che questo sia un sintomo di una squadra che non aveva lo scorso anno, tutto qua. Grandi errori difensivi. Due momenti nella partita che mi hanno fatto un po' riflettere su questo che dici.
Io non credo, credo che l'Inter stia sul pezzo, credo che l'Inter stia, ci sia mentalmente, ma che non ci arrivi fisicamente, e quello ti fa sbarellare un po'. Le reazioni di Bastoni. Bastoni è un ragazzo tranquillo, Bastoni è uno che in campo lo senti, non eccede nei comportamenti. Nel derby l'ho visto particolarmente nervoso e non è l'unico. Fino al derby questi atteggiamenti non li avevo visti. Va bene che è il derby, ma non sono atteggiamenti da Inter. Quel nervosismo, secondo me, è dato dal fatto che fisicamente in questo momento di più non possono dare. Arrivi secondo sulla palla, ti prende un nervosismo perché non la prende. Quindi viene a quello che ti ma dico. Lo stesso gol di apertura è una mancanza di attività e di attenzione di Mkhitaryan. Il gol che ha fatto Renders, lo scorso anno l'Inter non l'avrebbe mai preso, perché Renders cadeva per terra 20 metri prima di arrivare all'area di rigore. Per farti un esempio, per avrebbe che preso io. Il primo gol, quello punto. Di Pulisic, punto. Con palla tua, scusa, no, scusate, il gol che ha fatto il Milan, Pulisic, scusa, Pulisic. Mi sono sbagliato di Renders, mi sono sbagliato con Renders, ha fatto 20 metri con la palla facendo l'Inter zigzag in mezzo ai giocatori, non l'avrebbe mai preso, e quello è un momento, probabilmente, se fisico lo vogliamo chiamare, per me anche di cattiveria sportiva, che in certi momenti l'Inter lo scorso anno ti azzannava e non ti faceva partire in quel modo lì. È un'idea, poi...